residuo di credibilità che ancora ci resta. Un governo che disonora l'Italia, da Torino Osvaldo Napoli riassume il sentimento delle opposizioni dopo la decisione di rinviare i bandi per la TAV. La soluzione del premier Conte scontenta tutti. È solo un accordo salva poltrone, commenta Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. E il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani annuncia: raccoglieremo le firme per il referendum a favore dell'alta velocità, idea condivisa dal governatore del Piemonte Chiapparino, sceso in piazza nel flash mob per il sì alla Torino-Lione. Questo è un accordo degno di un paese, di una repubblica delle banane, cioè un governo serio dovrebbe assumersi le sue responsabilità. Il neosegretario democratico Zingaretti parla di pasticcio indecente, un danno immenso per la credibilità dell'Italia. In Italia si sta fermando tutto con questo governo fallimentare, si bloccano i bandi, si blocca la TAV, si blocca lo sviluppo. Un'unica cosa non si ferma con Conte, con Salvini e con Di Maio: il numero di balle che questo governo sta raccontando agli italiani. La TAV va fatta, sostiene Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e le grandi opere vanno portate fino in Sicilia, come va fatto il ponte sullo Stretto. Unica voce in accordo col governo è quella di Nicola Fratoianni, sinistra italiana, riunita in assemblea a Roma. Abbiano il coraggio di chiudere con le grandi opere inutili o tolgano il disturbo.